Prima di iniziare il video, volevo ringraziare Sbordi, Luca Martinucci, La Casa del Pallone e Giorgia Benatti, che sono gli ultimi 4 abbonati a questo canale YouTube. Quindi grazie mille, abbiamo deciso che ogni settimana faremo una live insieme, ci saranno dei vantaggi per gli abbonati e questi sono gli ultimi 4 che si sono abbonati. Quindi grazie mille per il supporto e ora possiamo iniziare il video. Vai! Buongiorno a tutti ragazzi, oggi video un pelo prima del solito. Per un motivo, giochiamo alle ore 18 e quindi c'era necessità di fare queste parole un po' prima per prepararci a quella che sarà la partita di oggi. E se l'altra volta parlavo di Juventus e la Verona bastardo, oggi dichiaro questo Juventus Cagliari una trappola, perché io sono veramente convinto che quella di oggi possa essere una trappola. Poi magari vinceremo, non è questo il punto, però che ci possano essere molte più difficoltà rispetto a quello che ci immaginiamo. Intanto partendo da un presupposto, oggi abbiamo 3 squalificati a centrocampo: Pogba e Fagioli per ragioni extracampo, più Rabiot per somma di ammonizioni, che da un punto di vista è una bella notizia perché era diffidato e quindi ci sarà con l'Inter, almeno che non succeda qualcosa dal punto di vista fisico, ma lì speriamo ovviamente di no. E invece abbiamo Gatti diffidato, quindi dobbiamo prestare attenzione anche alle prestazioni di Federico Gatti. Rabiot squalificato. L'anno scorso soltanto in 2 occasioni Rabiot era stato squalificato. Juventus e la Verona 1-0, gol di Moise Kean, dove abbiamo giocato con un centrocampo a 3 con Fagioli, Locatelli e Barnechea. Juventus Sassuolo 3-0, la prima di campionato, dove abbiamo vinto con i gol di Di Maria, Vlahovic e Vlahovic, con Zaccaria, Locatelli e McKennie a centrocampo. Quindi tutte e 2 le volte in cui l'anno scorso Rabiot non è stato presente per squalifica, la Juve ha vinto. Poi c'è stato un precedente in cui Rabiot non è stato convocato per turnover, che era Juventus-Lecce, dove vincemmo con i gol di Paredes e Vlahovic, centrocampo a 3 composto da Paredes, Fagioli e Miretti. Poi ci sono state alcune partite dove Rabiot era infortunato. Fino adesso le abbiamo sempre vinte, anche qui c'è un bel filotto di vittorie, ma non solo di vittorie durante l'infortunio di Rabiot. Abbiamo la vittoria con il Monza per 2-1, gol di Chiesa e Kean, centrocampo a 3 con Fagioli, Miretti e Paredes, ancora una volta. Fiorentina-Juventus 1-1, la ricorderete, quella prima del PSG, tra l'altro l'ultima partita che abbiamo giocato quest'anno è proprio Fiorentina-Juventus, gol di Milik, centrocampo a 3 con McKennie, Paredes e Locatelli. Molto simile a quello che vedremo oggi, tra l'altro, anche se Locatelli sarà in cabina di regia e avremo un centrocampista in più al posto di Paredes. Juve Salernitana 2-2 con gol di Bremer, Bonucci e Milik. Ah, già, ho detto 2-2, chiedo scusa. Centrocampo 3 composto da McKennie, Paredes e Miretti. Juventus Benfica 1-2. Gol di Milik, centrocampo 3 composto da McKennie, Paredes e Miretti. Una sconfitta per la Juve senza Rabiot. Replicata, un'altra sconfitta per la Juve, Monza 1, Juventus 0, gol di nessuno della Juventus, purtroppo, centrocampo a 3 composto da McKennie, Paredes e Miretti. Ad ogni modo oggi abbiamo a disposizione Locatelli, McKennie, Miretti, Nicolussi e probabilmente Nonge per quanto riguarda i centrocampisti, e in caso di emergenza, lo sappiamo, Allegri l'ha già detto, Cambiaso e Ealing Junior. Vi dico anche però, ragazzi, che secondo me oggi ci sono tutti gli estremi per la fregatura e per quello che prima parlavo di trappola. Infatti il Cagliari non ha ancora vinto in trasferta quest'anno. La Padula ha giocato 0 minuti fino adesso e oggi è stato convocato. La Juve ha vinto le ultime 4 sfide con il Cagliari, tra trasferta e giocata in casa, e nel 2020-2021 addirittura ci furono 5 gol di Cristiano Ronaldo tra andata e ritorno. L'ultima vittoria è firmata da De Ligt e Vlahovic, invece, dove abbiamo vinto per 2-1 a Cagliari. Stiamo attenti a Vitolo Vumbu, a Viola e a Pavoletti, che per gli standard di rendimento del Cagliari fino adesso hanno segnato tanto, c'è poco da dire. Loro hanno segnato soltanto 11 gol e ne hanno subiti ben 22. Sono quartultimi in Serie A, ma vengano da 2 vittorie di fila in campionato e da 1 in Coppa Italia. Quindi stiamo attenti perché sono in via di recupero di alcuni giocatori importanti come la Padula e sono anche in una buona condizione per quanto riguarda il rendimento. L'unico dato in cui sono meglio della Juventus in Serie A in questo momento, e ve li voglio mostrare a schermo, è quello relativo, vabbè, il baricentro leggermente più alto, ma soprattutto il dato relativo ai cross riusciti. Il Cagliari crossa tanto e riesce a crossare tanto, quindi quella che è un po' la mia paura è di vedere una partita
simil Firenze, dove la Juve accetta di farsi crossare addosso dal Cagliari così tante volte per cercare di difendere dentro l'area di rigore. Ora, io posso capire che a Firenze ci sia un po' più di apprensione, anche se la capisco fino a un certo punto, a tal punto da voler difendere in area. Io spero che in casa contro il Cagliari, quant'ultimo in classifica, non si giochi a farsi crossare, perché poi magari un colpo di testa a Pavoletti, un colpo di testa alla Padula, un colpo di testa in generale può entrare e diventa una partita complicata. Quindi spero veramente che la Juve non si metta a difendere allo stesso modo in maniera passiva come ha fatto con la Fiorentina, ma che cerchi di chiudere la partita, di andare in vantaggio e di andare pure al raddoppio, perché ci sarebbe veramente bisogno di cambiare un pochettino questa mentalità, soprattutto in vista di quello che sarà il prossimo match, e cioè contro l'Inter. Loro corrono tanto, ragazzi, stiamo attenti a questa cosa, perché in media corrono più di noi. La Juventus fino adesso, Allegri l'ha detto, deve correre più degli altri. In media il Cagliari corre più della Juventus. Quello che corre di più a centrocampo è Makombu del Cagliari. Loro recuperano anche tanti palloni e sono la seconda miglior squadra in Serie A, per questo fondamentale, dopo l'Atalanta. Quindi a centrocampo ci sarà veramente una fisicità incredibile col Cagliari, che cercherà di recuperare i palloni per poi andare a crossarli dentro l'area di rigore. Loro hanno pochissima precisione nei passaggi, soltanto il 78% di precisione nei passaggi. Sono la terz'ultima squadra in Serie A, quindi una delle tre squadre peggiori in Serie A per questa roba qui. Peggio di loro soltanto l'Udinese e il Genoa, e l'Udinese l'abbiamo vista, non è una gran squadra quest'anno, il Genoa non ancora, vedremo. Attenzione però, perché sono anche la seconda miglior squadra in Serie A per gol dalla panchina, con ben 6, soltanto il Napoli con 7 ha fatto meglio di loro. Quindi sicuramente hanno dei punti a favore, cioè giocarla sul lungo con i cambi della panchina, mettere i palloni dentro l'area di rigore, correre tanto con tutti gli effettivi e cercare di recuperare il pallone. Queste sono le armi del Cagliari, dovremmo riuscire ad arginare questi problemi. Attenzione alla formazione. Dovrebbe essere confermato il 3-5-2, Szczęsny in porta, Rugani, Bremer e Gatti come linea a 3, quindi confermati tutti e tre. C'era il dubbio relativo a Gatti, ma Allegri ieri ha detto non si fanno calcoli, la partita più importante è appunto la prossima, cioè quella con il Cagliari. Kostic confermato a sinistra. A destra, ieri si parlava di Ealing, oggi si parla di Cambiaso. Vedremo poi chi dei due verrà scelto da Allegri per la fascia destra. Miretti, McKennie e Locatelli a centrocampo, perché bene o male insieme a Nicolussi Caviglia e forse Nonge, vedremo se sarà convocato, sono gli unici giocatori a disposizione per quel reparto lì. Davanti si potrebbe ripartire da Chiesa e Vlahovic, anche se non è escluso il nome di Moise Kean, un po' più staccato quello di Milik, che non sembra far parte della partita, almeno al primo minuto, però la Juventus dovrebbe scendere in campo con una configurazione di questo tipo. Vi dico la verità, questa è comunque una formazione di tutto rispetto, cioè per quanto la Juventus sia in emergenza, non ha Danilo, ha fuori tanti centrocampisti, è comunque una formazione di tutto rispetto, che può benissimo dire la sua contro il Cagliari in casa, e che può portare a casa i tre punti, magari anche al fronte di una prestazione di livello. Quindi cerchiamo di non nasconderci dietro questo momento di difficoltà e di assenze, perché è vero, la Juventus in questo momento tra squalifiche e infortuni ha fuori diversi giocatori, però abbiamo anche visto che stiamo parlando di una squadra, il Cagliari, che ha delle armi sì, ma molto umili, molto molto umili, e noi siamo una squadra che deve per forza di cose iniziare a ragionare in funzione di quella che c'è lì davanti, l'Inter, con la volontà di andarsela a riprendere. Quindi fatemi sapere un pochettino quello che pensate qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo ovviamente in live su Twitch un po' prima della partita per fare due chiacchiere e poi per commentare la partita, e poi ci ritroviamo invece qua su YouTube per quanto riguarda tutto il resto, no? Quello che sono i video post partita e tutte le analisi di dopo. Ciao ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao!